benvenuti in questo nuovo video. Sono qua per farvi un video, ho pensato, tipo back to school, queste cose, scuola, lavoro, un trucco veloce. Questo è il trucco che faccio praticamente ogni giorno, perché mi scurcio di truccarmi. Sapete che non amo appesantire con mille cose, uso pochissimi prodotti e il risultato è abbastanza ottimale, perché ovviamente sempre il discorso che vi faccio di utilizzare prodotti buoni, con buoni inci, che quindi vi mantengono una bella pelle. E poi facendo ovviamente tutte le maschere, le ricettine, usando prodotti buoni come faccio vedere nei miei video, avete una bella pelle, quindi non dovete necessariamente utilizzare quintali trucco che vi vanno a danneggiare la pelle. Quindi ragazze, la parola d'ordine è poco è meglio. Questo video è indicato per le ragazze che vanno a scuola, quindi secondo me in quell'età bisogna truccarsi proprio pochissimo, e oppure chi deve andare al lavoro, all'università, ha poco tempo, quindi trucco in 5 minuti. Iniziamo subito, dopo vi faccio vedere anche l'outfit. E per l'outfit, i capi indossati sono alcuni di quelli che vi ho mostrato nell'ultimo video haul acquisti sexy con mia sorella, che avete visto sul canale. Metto il fermaglino. Scusate se uso questo fermaglino un po' così, un po' ridicolo, però non ne ho altri a portata di mano. Quindi sono un po' coniglietta per voi oggi. Io ragazze faccio questo trucco veramente semplice utilizzando il correttore, che per me è un must have, e utilizzo il mio correttore, quello là fatto in casa, e ne metto arancionino, quindi lo metto un pochino sulle occhiaie e anche all'interno qua, perché è sempre un po' scuro. Io penso che il correttore è veramente fondamentale e deve avere buoninci, ovviamente. Non deve avere siliconi, non deve avere schifezze, sennò vi fa uscire i grani di miglio, le rughe e le schifezze, anche i brufoli, i punti neri e schifezze varie. Se avete brufoletti, lo andate a picchiettare anche sui brufoletti. Ok, il gioco è fatto. Ta ta ta. Poi utilizzo un po' di fondotinta minerale. Anche questo qua è quello mio, quindi ovviamente non ci sono ingredienti dannosi, è completamente naturale. Io faccio così, lo metto un po' in una ciotolina, poi col pennello faccio così, così lo imbibisco di fondotinta, eccolo qua, poi lo vado a passare. Questo fondotinta è ancora abbastanza scurino perché sono ancora un po' abbronzata, quindi vi consiglio, soprattutto se siete giovani, di non utilizzare fondotinta, cremosi e robe troppo coprenti che vi possono occludere la pelle e causare brufoli e impurità. Quindi andate con un minerale o addirittura proprio niente. Io molto spesso non lo metto proprio. Ok. Vedete, mi ha fatto tutta una base bella uniforme. Ho un prodotto super versatile, ovvero con un brush rosato. Questo è di Essence, vi ho mostrato nell'ultimo video appunto sui prodotti Essence, e che ha buonici. Touch Blush Matte, questo è il numero 10, Pitch Me Up, mi piace tantissimo, lo utilizzo sia sulle gote che come ombretto, quindi faccio proprio super in fretta. Mi piace tantissimo questo colore perché è un rosa pescato, molto molto giovanile, secondo me molto carino. Metto così un po' sulle gote e un po' così. Io questo è il trucco che faccio quando non ho tempo, prendo il blush e lo uso anche come ombretto. Ovviamente non deve avere sempre ingredienti dannosi, deve essere buono. Ecco qua, ora la spargo un po' così. Okay. Poi prendo un pochino, se mi vedo un po' chiara, proprio poco poco, di questa terra. Questa è di Nabla, è a buonici ed è Shade Glow Contouring Saint-Tropez, si chiama Saint-Tropez, ed è, non sembra, però abbastanza scurina. È molto molto carino, con lo stesso anche pennello, 5 minuti, un pennello, tutto, sto sfidando tutte le leggi dell'universo con questo video. Ne metto un po' tipo contouring, quindi un po' qua sotto lo zigomo qua, un po' sotto il naso per sfinarmelo di qua e di là, un po' sulla fronte e un po' sul mento, poi lo stendo anche un po' qua sul collo, se non me lo sta. L'ultima cosa che faccio è prendere un ombretto luminoso, tipo un bianco, un beige, un grigiolino chiaro. Io uso questo qua della Cien, di Cien, che ho comprato all'Idol, e a proposito di cui vi farò il video nei prossimi giorni, stay tuned, di tutti i trucchi Cien, quelli che hanno buonici, quelli no. Lo metto praticamente soltanto per dare un po' di luminosità, un po' qua nell'angolo interno e un po' sotto la palpebra. Lo potete stendere anche con le mani, ma ne metto pochissimo giusto per dare luminosità, così. Ecco qua, è fatto.
Infine poi un rossettino che vi straconsiglio, soprattutto se siete giovani e non volete qualcosa di forte, però volete un rossettino che vi colora le labbra e ve le idrata. Questo è super cremoso e morbido e non ha schifezze dentro. Il numero 16 I'm Yours di Essence, anche questo ve l'ho mostrato nell'ultimo video di Essence, piace tantissimo, un rosino carino, bello, vivace ma non troppo, troppo carino. Dite la verità, non è bellissimo? Questo è anche un rossettino che tipo su Snapchat, su Instagram mi chiedete spessissimo. Che numero è? Che numero ho pure anche qua nei video. Questo lo uso tantissimo. Abbiamo finito. L'ultima cosa che faccio è pettinare le sopracciglia. Cosa importante, ragazze. Anche i maschi devono pettinare le sopracciglia. Io le odio quando sono spettinate. Anche le ciglia. Io non uso il mascara. Sapete perché ho l'extension che mi fa la mia carissima amica Tiziana Stizzo, a cui mando un bacio grande se mi sta guardando. Voi, se non avete l'extension, ovviamente andrete a mettere un velo di mascara. Secondo me un velo di mascara sta bene sempre, senza mettere troppe matite, eyeliner e robacce. Come sapete, sono amante del poco trucco e naturale, l'effetto naturale a me piace. Ok, abbiamo finito, ragazzi. Ci ho impiegato anche meno di 5 minuti. Perso più tempo a parlare, ok. E sui capelli, prima di far vedere l'outfit, mi metto ovviamente il mio fluido anticrespo, quello per ricci e mossi, di cui vi ho fatto la ricettina in un video qui su YouTube proprio negli ultimi giorni. Quindi vi lascio il link. Troppo troppo carino. Anche questo qua lo potete preparare perché è facilissimo, quindi anche se siete giovani lo potete fare. Lo metto un po' così per modellarmi questi capelli morsi e togliere l'effetto crespo. Poi non so, i capelli com'è meglio per andare a scuola, lavoro, come vi trovate di più? Io devo dire la verità, spesso mi trovo di più a legarli, però insomma in base ai gusti. Questo è il trucco finito. Molto molto semplice, spero che vi piaccia. E vi lascio all'outfit, mi raccomando lasciatemi tanti pollici in su. Mua, ciao! Come outfit ho messo questi shorts che sono dei pantaloncini non troppo corti di tessuto che lasciano trapelare solo questo pezzetto di vita perché comunque sono a vita alta, con questa magliettina troppo carina e floreale che mi piace tantissimo, e i shorts appunto coprono l'ombelico quindi siamo un po' più coperte. Questi stivaletti che adoro tantissimo, sono super super comodi, li ho comprati un po' di tempo fa, comunque vi scrivo tutti i dettagli dell'outfit nei box informazione e li adoro perché praticamente li metto sempre, soprattutto in questo periodo con gli shorts mi piacciono tantissimo, anche con quelli di jeans. E poi ho indossato questi due braccialettini di corallo e di pietrine molto molto semplici per stare semplice. E questi orecchini che sono degli orecchini troppo troppo carini fatti a mano, che secondo me sono molto, un colore molto autunnale. Anche questa felpina, molto carina con la scritta qua sul bordo, e la lascio appunto aperta con le tasche, quindi molto molto semplice per alleggerire ancora di più il trucco appunto se si ha freddo. C'è anche questa fantastica borsa che ho comprato a Londra, è bellissima. To do list, learn to fly, fly, volare via. Può portare sia così come una borsa a succio oppure a tracolla. A me piace tantissimo metterla così e appunto ringiovanisce un po' il look, lo rende più spensierato e richiama il rosa della maglietta. C'è anche la pupina, guardate l'outfit di Pupi con questa bandana. Guardatela com'è bella, e si è bella con questa bandana, è troppo bella, è bellissima, tutta rosa, bella. Quindi noi speriamo che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando se vi è piaciuto lasciateci un bel pollice in su e mandiamo un bacio grandissimo, buona scuola, lavoro, giornate a tutti. Cause my name's a reminder of past some people.